Ravvedersi o non ravvedersi? Questo è il dilemma. Per gli italiani che detengono capitali all'estero, spesso esiste il problema della regolarizzazione ed eventualmente del rientro degli stessi in Italia. Come regolarizzare ed eventualmente rimpatriare capitali detenuti all'estero? Nella maggior parte dei casi è consigliabile la regolarizzazione con ravvedimento operoso dei capitali detenuti all'estero in paese blacklist e non, e con il pagamento della sanzione minima e predisposizione delle dichiarazioni dei redditi integrative con indicazione nel quadro RW dei capitali inizialmente non dichiarati. Esempi. Se si detiene un capitale di 1 milione euro in paese blacklist con interessi attivi di 50.000 euro all'anno. Con ravvedimento operoso si regolarizza con il pagamento di circa 125.000 euro. In caso di verifica fiscale con atto di accertamento, invece, potrà essere contestato un pagamento, come di seguito, tra sanzioni e more di legge. 480.000 più 89.000 più 26.700 più 14.850 più 430.000 uguale 1.040.550 euro. Senza contare gli interessi legali che quantificherà il fisco nell'atto di accertamento. La situazione cambia secondo i casi e fare un errore può costarvi una multa maggiore del capitale, quindi è necessario farsi assistere da esperti. Il nostro studio legale e i nostri fiscalisti possono assistervi e seguirvi in tutti i casi. Contattaci ora, Studio Legale Caporaso e Partners.